Vorresti riscaldare casa con l'acqua del pozzo oppure con una piccola sonda geotermica, ma non sai se hai i requisiti per farlo? Lo scopriremo allora in questo video. Immagino che anche tu sei una persona curiosa e che sta attenta e vuole capire bene le cose prima di prendere delle decisioni. E vuoi informarti intanto su come staccare il contatore del gas e mandare disdetta al tuo fornitore. E per fare questo, magari vorresti utilizzare il pozzo che hai nel giardino per riscaldare casa, con una pompa di calore acqua-acqua. Oppure una piccola sonda geotermica orizzontale, quelle sonde che vengono messe sottoterra a 80 cm di profondità e che raccolgono l'energia del terreno. Allora vorrei soffermarmi su tre principali punti. La prima cosa, sfattiamo il mito che le pompe di calore geotermiche costano di più di quelle aria-acqua. Infatti è l'esatto contrario. La pompa di calore di per sé costa meno rispetto a una pompa di calore aria-acqua. Ebbene sì. La pompa di calore acqua-acqua è più economica rispetto all'aria-acqua. Ok, poi c'è una parte di impianto da aggiungere, che può essere il pozzo, piuttosto che la sonda geotermica. Però la macchina e il resto di impianto di per sé costa meno. Seconda cosa, autorizzazioni per fare i lavori. Nel caso di pompe di calore acqua-acqua, quelle che ti chiedono di prelevare l'acqua di falda per riscaldare casa richiedono delle autorizzazioni. Per questo devi informarti nel tuo comune e capire se puoi farlo a casa tua. Quindi prelevare l'acqua di falda, usarla per riscaldamento e rimetterla in falda, a 10 metri di distanza dal primo pozzo. Una volta stabilito il fatto che puoi fare questo lavoro, passiamo ai requisiti tecnici. Quindi nel caso di pompa di calore acqua-acqua, abbiamo bisogno di una portata minima, cioè un minimo contenuto d'acqua per far funzionare la pompa di calore. Nel caso di pompe di calore per uso residenziale, cioè per abitazioni da 100, 150, 200, 250 metri quadri di riscaldamento, anche a radiatori, considera che ci vuole 1, 2, ci vogliono fino a 3 metri cubi ora di acqua di falda per poter far funzionare la pompa di calore. Tradotto, 1000, 2000, 3000 litri all'ora per il funzionamento corretto dell'apparecchiatura. Quindi se hai un pozzo, assicurati da subito che tu abbia questa portata. Come fare questo test? Non servono strumenti scientifici stratosferici, ma puoi farlo semplicemente tu con un secchio. Quindi procurati un secchio e conoscine il volume, ad esempio 20 litri. Se consideriamo 2400 litri all'ora, significa che dal pozzo devono uscire 40 litri al minuto. Cosa significa? Che in un minuto dovrai riempire due volte il secchio. Se riesci a riempire due volte il secchio, avrai 40 litri al minuto e quindi una pompa di calore da 10-15 kW termici riuscirà a funzionare. Se invece si tratta di pompa di calore geotermica con sonda orizzontale, cioè quelle sonde che puoi mettere sottoterra a 1 metro di profondità, 80 centimetri, a seconda della località, e con tubi distanziati uno dall'altro di 80 centimetri, la cosa da valutare è la superficie del giardino che hai a disposizione. Per darti un ordine di grandezza che non va molto distante dalla realtà, devi avere a disposizione una superficie in giardino che è il doppio della superficie da riscaldare. Tradotto in parole semplici, se hai una casa da 100 metri quadri, ti serviranno 200 metri quadri di giardino per poter utilizzare una sonda geotermica orizzontale e sfruttare l'energia del terreno durante l'inverno. Il vantaggio di queste tecnologie è che non risentono del freddo, quindi a differenza delle pompe di calore aria-acqua che abbassano le loro performance d'inverno, con le pompe di calore geotermiche terra-acqua o acqua-acqua, anche se fuori ci sono meno 10 gradi, il terreno è pressoché a temperatura costante, come pure l'acqua di falda. Quindi, se hai domande specifiche per il tuo caso, perché disponi già di un pozzo o disponi di un giardino piuttosto grande, scrivi nei commenti qui sotto tutti i tuoi dubbi e perplessità. Sarò come sempre io a risponderti. E non mancare ad iscriverti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.